Amiche e amici di Volume Bright, siamo qui alla mostra Impermeabili con la co-curatrice Tea Taramino. Siamo lieti della tua presenza, grazie per questa intervista. Ti chiediamo cosa ti ha richiesto l'organizzazione. Beh, come sempre le organizzazioni sono molto impegnative perché devi hai a che fare con persone molto diverse, con esigenze diverse. Questa mostra per me è significativa perché comunque porta in luce, fa emergere parte di questo enorme patrimonio che abbiamo costruito negli anni nella città di Torino. Non solo di opere, sono anche patrimoni di pratiche, di relazioni, di rapporti che durano da tantissimi anni tra artisti che vivono nel mondo dell'arte ufficiale e artisti che invece sono indipendenti, marginali, per scelta o per mancanza di autonomia o perché comunque magari non sono neanche consapevoli di essere artisti, ma praticano queste forme d'arte perché esistono così. Però noi li vogliamo mettere a confronto perché riteniamo che anche loro hanno delle qualità estetiche e comunicative importanti. Questa mostra è articolata su tre location differenti. Durante la presentazione parlavi anche del fatto che in questo modo si possa avvicinare un pubblico diverso. Spesso si attira sempre un certo tipo di persone. A cosa mirate oggi? Noi miriamo a intercettare quanti più cittadini possibile con esperienze e interessi culturali più diversi. Infatti siamo molto contenti di essere in contemporanea con la mostra del MEF, perché le persone ci scoprono e quindi diventa importante. Una domanda un po' sentimentale: dopo tanti anni come curatrice di diverse mostre hai portato a conoscenza di moltissimi artisti incredibilmente talentuosi che spesso non hanno lo spazio per farsi conoscere. Come ti senti e quali sono le prospettive future? Beh, io sento che c'è ancora tantissima strada da fare. Siamo appena agli inizi, anche se abbiamo più di 30 anni di percorso, perché è molto difficile mantenere la posizione. E noi vogliamo coinvolgere i giovani, però per coinvolgere i giovani non puoi chiedergli di lavorare gratis, no? Quindi si pone anche quel problema lì di riuscire a avere qualcuno che creda in noi, in questi progetti, che dia delle risorse, perché queste risorse poi possono permettere che questi progetti abbiano un futuro e i giovani possano andare avanti. Speriamo che tutto quanto vada bene. Grazie mille, alla prossima.